Benissimo, ripartiamo col secondo tempo. Ricordiamo il punteggio: Pesaro 14, Capitolina 12. Primo tempo che ha visto soprattutto protagonista la mischia pesarese, per cui si riparte con un calcio a centrocampo di Gioubert. Ecco qua, partiti. Ricordiamo che Pesaro ha una superiorità numerica di un giocatore per altri 4 minuti. La Capitolina in questo momento riesce a liberare. Vai Giovi, vai Giovi! Buona, si salva Natalia con questa smanata indietro laterale del pallone. I giocatori della Capitolina si tuffano sulla racca e l'arbitro fischia un calcio di punizione. Non ci sembra che ci siano state sostituzioni durante il riposo. Gioubert calcia in touche. Vai Pesaro, andiamo! Vai Lillo! E Pesaro si trova vicina alla linea dei 22. Vicinissima alla linea dei 22, circa un metro. Lancio di McCann. Non si è capito cosa è successo, qualcosa non ha funzionato. McCann ha consegnato il pallone nelle mani della Capitolina, che ovviamente parte in gran carriera e con i propri tre quarti comincia a giocare per portarsi alla metà campo avversaria. Bene il placcaggio di Pesaro, calcio a scavalcare. Quei due sono avanti. L'arbitro lascia giocare. Possesso di Pesaro, che ha recuperato il pallone, placcato il portatore di palla di Pesaro. Boccarossa apre per Gioubert, che calcia di nuovo in una posizione abbastanza buona per fare in modo di mettere in difficoltà la Capitolina, che deve per forza liberare. Antonelli parte, viene placcato in modo estremamente irregolare. Guardiamo, c'è qualche animo concitato. Non si può fare un placcaggio aperto, il placcaggio va chiuso. Invece il giocatore della Capitolina si è buttato nei piedi del giocatore di Pesaro. Questo è un tipo di intervento anche abbastanza pericoloso per l'incolumità dei giocatori. E l'arbitro sta redarguendo con un cartellino rosso il giocatore della Capitolina, che è numero 5 se non vado errato, è entrato di spalla e non ha chiuso il placcaggio, per cui Federico Maesano, numero 5 della Capitolina, viene espulso e Pesaro in questo momento si trova con una superiorità numerica di due giocatori, anche se mancherà pochissimo per il rientro dell'altro, perché era stato ammonito solo per, quindi era fuori solo per 10 minuti, ma avrà il proseguimento del resto della partita con un giocatore in più. Direi abbastanza ingenua e immotivata questa entrata da parte di Maesano della Capitolina, anche perché non si era in una fase, forse ingiustificato, ecco, non si era in una fase così vicina o pericolosa dell'azione. Pesaro non stava insomma andando a fare meta, era solamente una percussione di Antonelli. L'arbitro sta facendo entrare un giocatore della Capitolina, entra il numero 21 Filippo Esposito, vediamo chi esce. È finito comunque anche il tempo per il giocatore che era stato ammonito, che è stato fatto rientrare in campo. Cioè,
Pesaro cattura il pallone e va in una molla avanzante. Il pallone poi viene contestato, ritorno in possesso di Pesaro. Purtroppo dalla nostra postazione non si vede benissimo tutto il gioco. Dixon viene placcato e non lascia il pallone, viene fischiato un tenuto perché quando è caduto a terra non ha avuto modo di lasciare il pallone e quindi viene sanzionato. Adesso entra il numero 7 della capitolina. Quindi rientra Cristiano Zandri. Un po' pasticciata questa rimessa laterale da parte di Cecolini, l'arbitro fischia un fallo laterale. Quello era da rosso, arbitro, lo sgabello voluto. Quello di prima era da rosso. Quello è lo sgabello. Evidentemente da qui non sono riuscito a vedere bene, ma il fallo di prima è stato sanzionato non come un rosso come sembrava, ma con un cartellino giallo, per cui Maesano e Filippo Maesano è fuori per alcuni minuti, per 10 minuti, e poi rientrerà. Bene il lancio a favore di Pesaro della capitolina. Joubert calcia, riesce a evitare i placcaggi il numero 15 della capitolina. Il possesso resta a Roma. Lascia fuori. Boccarossa recupera il pallone. Natalia calcia, presa al volo del numero 8 della capitolina. Ottimo placcaggio, regolare. Partono i giocatori della capitolina. Sono fermati, si riapre una con una rack, di nuovo un'altra fase. Pesaro blocca, placca e respinge indietro il giocatore della capitolina che portava avanti il pallone. Possesso ancora della capitolina che continua con dei pick and go per conquistare terreno. Avanti, quindi il giocatore della capitolina che portava il pallone ha fatto un fallo in avanti, gli è sfuggito, per cui l'arbitro fa riprendere il gioco con una mischia a favore di Pesaro. Qualche crampo per qualche giocatore, nella specie il numero 13 Dixon. Si riprende di nuovo con una mischia. Pesaro ha anticipato l'ingaggio, per cui viene sanzionata con un calcio di punizione. Nella fattispecie è stato il pilone destro Tripodo. Capitolina che prosegue e calcia l'intouche, quindi nonostante la distanza non eccessiva non se la sentono di tentare un calcio di punizione, un calcio piazzato. Si riprende con il possesso da parte della capitolina che cercherà di portarsi avanti verso la linea di meta pesarese. Vediamo Pesaro come riuscirà a contrastare l'attacco della capitolina. Ottima la touche, non viene neanche contestata.
Pesaro però ha avuto modo di organizzarsi per fare una, per creare una buona spinta di contrasto. Pick and go da parte della Capitolina, per fare degli avanzamenti. Pick and go che comunque risultano abbastanza efficaci. Sta guadagnando terreno. In questo caso il giocatore guadagna parecchi metri e viene poi messo a terra. Ecco Buchalter che viene placcato per fortuna da parte di Pesaro. Riparte la Capitolina con dei pick and go, questi avanzamenti di pochi metri dipende dai casi. Ecco ancora la Capitolina, Buchalter che apre e libera l'uomo che va a fare meta. Ulteriore, ennesima ingenuità da parte di Pesaro, della difesa pesarese, che assolutamente ha lasciato questo buco enorme che il numero 10 della Capitolina ha visto e, passando il pallone, saltando un uomo, gliel'ha servita su un piatto d'argento. Per cui la Capitolina si porta avanti. In questo momento il punteggio è di 17 a 14. Vediamo se il numero 10 Buchalter riuscirà a trasformare la meta. La posizione non è facile, molto angolata. Con una squadra come la Capitolina un errore di questo tipo viene immediatamente punito. Si è visto che la difesa non era schierata ed era corta ed era stato lasciato un buco di parecchi metri, tra l'altro proprio nella parte di fondo campo, e la Capitolina l'ha saputo sfruttare. Ottimo questo calcio di punizione che viene segnato da Buchalter. Per cui 19 a 14 è il punteggio col quale si riprende a giocare. Dicevamo che Pesaro deve lavorare sulla concentrazione, ma ci vuole anche attenzione soprattutto nelle fasi difensive, perché questi sono errori abbastanza macroscopici. Parte il pallone, Pesaro ferma il giocatore, si forma una rack, il pallone è ancora in mano alla Capitolina che mantiene il possesso, sta cercando di avanzare per creare lo spazio giusto per liberare. Ecco qua, Nardini blocca il pallone, viene preso. Viene proprio preso, c'è una maul alta che adesso crolla, va bene, c'è una rack. Pesaro riesce a mantenere il possesso nonostante la forza dirompente dei giocatori della Capitolina che hanno cercato di rompere la rack. Antonelli avanza, ruba il pallone dalle mani proprio durante l'impatto ad Antonelli, la Capitolina, e viene fischiato un fallo in avanti mentre si passavano il pallone alla Capitolina. Per fortuna questo errore, altrimenti la situazione era abbastanza difficile. Pesaro era un po' in affanno. Cambio Pesaro. Entra il 18. Intanto c'è una sostituzione per Pesaro, entra il numero 18 Ravagnan. E per Pesaro esce la seconda linea, Ruffolo, che ci sembra un po' malconcio, nulla di grave sembra.
per cui Pesaro è costretta anche a cambiare qualche giocatore dalla prima linea e spostarlo magari. Sì, sì. Intanto il numero 5 Maesano è rientrato in campo e ha finito i 10 minuti di ammonizione. Riparte Pesaro con una mischia, mischia che questa volta Pesaro è in difficoltà ed è stata Pesaro a ruotare la mischia, per cui l'arbitro ha fischiato calcio di punizione a favore della Capitolina, perché in questa fase, nonostante non ci sia stato avanzamento, Pesaro faceva fatica a contenere la spinta. Quindi si riprende con un calcio di punizione che è stato già battuto e la palla è finita in touche e siamo all'altezza dei 22 di Pesaro e la rimessa a favore della Capitolina. Ruba Pesaro! Di nuovo una maul, una touche non contestata che lascia spazio a una maul della Capitolina. Pesaro è un po' in difficoltà, avanzano i giocatori della Capitolina. Hanno fatto tanti metri, continuano ad avanzare e Pesaro è in una difficoltà. L'arbitro ha fischiato un calcio di punizione a favore della Capitolina. Di nuovo in touche il calcio di punizione, si riprende da 5 metri dalla linea di meta. Dai Pesaro! Attenzione per Pesaro in questa fase molto delicata, perché la Capitolina abbiamo visto che con le sue mole avanzanti è veramente temibile. Si forma la maul, Pesaro riesce a contrastare per il momento, a respingerla. E la Capitolina si riforma, avanza. Pesaro riesce a smontarla. Non riusciamo a capire cosa ha fischiato l'arbitro. Ah, fallo a Tripodo, cartellino giallo. No, è Tripodo il numero 3 che va ad allontanarsi dal campo, è stato fischiato un cartellino giallo, evidentemente ha commesso qualche scorrettezza nell'ingresso e quindi l'arbitro lo ha punito. Era successo anche nel primo tempo alla Capitolina. Torniamo al gioco aperto e la Capitolina ha calciato di nuovo in touche, per cui ripartirà ancora, cercherà di ripartire con una maul avanzante. Non siamo riusciti a intercettare il pallone, la maul si è formata,
pesano un uomo in meno in questo momento. La capitolina è veramente ben organizzata, va avanti e segna una meta. Per cui il punteggio è 24-14. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile quella di oggi per Pesaro, perché ripetiamo, la Capitolina è una delle squadre, forse la squadra più titolata, più che ha più possibilità di vincere il campionato, il girone, però da quello che ci è sembrato, diciamo che Pesaro ci ha messo del suo per creare questo divario che al momento è di 10 punti e adesso aspettiamo il calcio di trasformazione per vedere se si porteranno a 12 punti. Il calcio è sbagliato, per cui 24-14, si riprende su questo punteggio e Pesaro deve trovare la concentrazione per riuscire a recuperare questo svantaggio. Siamo al 21esimo, siamo appena alla metà del secondo tempo, per cui c'è possibilità di Pesaro di recuperare. Intanto la Capitolina effettua una sostituzione, esce il numero 15 Livio Romano ed entra il numero 24 Simone Orelli. Intanto nel Pesaro entra il numero 19 Agostini e esce il numero 8 Diego Antonelli. Forze fresche da ambo le parti, dopo 60 minuti di gioco c'è bisogno su alcuni ruoli strategici di avere freschezza. Riparte Pesaro, il pallone torna nelle mani della Capitolina, ma che commette un fallo in avanti perché hanno cercato di schiaffeggiarlo e si riprende con una mischia per Pesaro. Si stanno organizzando le prime linee, i ritmi sono abbastanza lenti. Intanto c'è Pesaro che chiede di poter fare un'altra sostituzione. Si legano le prime linee, il via dell'arbitro, inserito il pallone da parte di Boccarossa, crolla la mischia pesarese e l'arbitro concede un calcio di punizione a favore della Capitolina, perché probabilmente un pilone, credo quello a destra, ha tirato giù e fatto crollare la mischia. Calcio di punizione in favore della Capitolina. Calcia in touche il numero 10 Buchalter. Pesaro è già pronta per la touche. L'arbitro segna. State concentrati. Dai Giorgio, bravo! Si parte con la touche, entra il numero 24 Erbolini, catturato il pallone da parte della Capitolina e, cosa che avevamo visto anche prima, questa volta l'arbitro fischia un lancio storto. Quindi
il pallone torna nelle mani di Pesaro, che o ha l'opzione di ripetere la touche o di ripartire con una mischia. Da come si vede riparte con una mischia. No, sembrava che stesse organizzando una mischia, invece ritornano i touche. Dai Dani, portaci su. Qualche attimo di confusione per organizzare il lancio. È una touche a 5. Rubata dalla Capitolina. Sono molte le touche che la Capitolina ha intercettato durante questa partita. Una buona organizzazione, evidentemente. E il pallone termina in fallo laterale. Con una touche di nuovo a favore di Pesaro. Ovviamente speriamo di essere smentiti a breve, ma non vediamo in questo momento da parte di Pesaro una determinazione tale da poter cercare di ribaltare il risultato. Ripeto, speriamo di essere smentiti, ma vedendo le forze in campo. Nel frattempo c'è un'ulteriore sostituzione per la Capitolina. Mentre Tripodo può rientrare Tripodo può rientrare in campo perché era stata fatta e aveva avuto il cartellino giallo, ma non rientra, e al suo posto entra il numero 16, Michele Dal Pozzo. Presa la touche da Pesaro, Boccarossa tenta una penetrazione, viene placcato alto, l'arbitro lascia correre, dice che è un placcaggio regolare, sicuramente era più vicino di noi. Avanti con dei pick and go Pesaro, Joubert al calcio che svirgola completamente e Pesaro non riesce a catturare il pallone e con una ingenuità colossale consegna il pallone nelle mani della Capitolina, che con un passaggio va in meta. Purtroppo una serie di errori che hanno portato alla quarta meta della Capitolina. Un calcio sbagliato completamente, addirittura all'indietro, svirgolato da Joubert, una mancata presa di Cecolini e il pallone finisce nelle mani della Capitolina, che non deve fare altro che fare qualche metro e schiacciare. Giornata difficile per Pesaro. Che probabilmente, oltre a qualche assenza in campo dei titolari, come ad esempio Erbolini, che è dovuto partire e entrare nel secondo tempo per un problema alla spalla, comunque non riesce a trovare la quadra per affrontare questa squadra. Una squadra che è preparata fisicamente, e a questo punto è anche calata la supremazia che aveva Pesaro in mischia. Numero 10 che cerca il calcio, anche lui lo sbaglia. E siamo 29 a 14.
si riprende al centro del campo, siamo al trentesimo. Bravi ragazzi, bravi ragazzi, bravo Bocca. Dobbiamo arrivarci qui, Enrico, dai pressione. Intanto anche il Pesaro ha cambiato il numero 9 Boccarossa col numero 17 Bertini. Fallo in avanti della Capitolina del numero 10 Buchalter e quindi si riprende con una mischia. Pesaro ha un'opportunità di accorciare un po' le distanze se riesce a imbastire un'azione di attacco positiva. Dai Lillo, dai Pesaro! Pesaro spinge bene la spinta, la fanno girare loro, siamo in, diciamo che il mediano ha conquistato il pallone ma subito è stato bloccato. Di nuovo comunque il possesso è nelle mani di Pesaro, pick and go. Pesaro avanza, Joubert per Erbolini che durante la fase di placcaggio perde il pallone, la Capitolina recupera e è fuori gioco, 7 è davanti a chi calcia. Pesaro si trova un po' in affanno, riesce a liberare il pallone, torna in mano alla Capitolina con molti uomini in fuorigioco che comunque vengono a recuperare. La palla finisce nella meta dei 5 metri, Joubert la raccoglie, calcia a sua volta. Bravo. E ed è un calcio che finisce vicino alla metà campo. Di nuovo un cambio per la Capitolina, il numero 17 è pronto per entrare, Augusto Colletti, e per la Capitolina esce il numero 1 Francesco Berardi. Ottimo il lancio della Capitolina che recupera il pallone, parte, viene placcato il numero 16. Di nuovo i tre quarti della Capitolina che stanno portandosi avanti, bloccato, c'è una rack, riparte la Capitolina, bloccato di nuovo ma tenuto alto, adesso viene messo a terra il giocatore, di nuovo calcio. Numero 4 commette un'ingenuità e schiaffeggia in avanti il pallone, l'arbitro considera involontario questo schiaffo, c'è qualche dubbio ma a questo punto cambia poco e si riparte con una mischia. Di nuovo le prime linee si preparano. Crollano le prime linee, bisogna ripetere tutto. Diciamo che in queste fasi verso la fine della partita subentra anche della stanchezza, per cui anche le fasi di mischia possono avere qualche problema.
il numero 18 della Capitolina tira a terra il pilone dall'altro lato, Macan, e l'arbitro punisce con un calcio di punizione. Evidentemente non riusciva a contenere la spinta. Pesaro deve avanzare, calcio di punizione in touche, si riprende nella metà campo della Capitolina. Dai ragazzi che stiamo perdendo, forza! Dai adesso, dai tonno! Un'altra touche rubata dalla Capitolina, nonostante che si sia cercato di tirarla, di lanciarla con un po' di sorpresa. I giocatori della Capitolina avanzano, un'altra rack, questa volta viene fermato il gioco e concesso un calcio di punizione a favore di Pesaro, perché il giocatore della Capitolina si è buttato nella rack. Poi l'arbitro concede a Pesaro altri 10 metri perché il giocatore ha protestato, quindi ha parlato, e quindi l'arbitro decide di portare il calcio di punizione avanti i 10 metri. Non si calcia neanche in questa occasione, per cui Jobert calcia il pallone rimessa laterale, siamo circa 15 metri dalla linea di touche. Si riparte. Quest'anno per fortuna puoi fare questo, non cala, non vai giù. Puoi giocare più sereno. Villarosa cattura questa touche, si forma una mola avanzante. Abbiamo sicuramente perso le velocità. Bene per Pesaro che guadagna qualche metro. Ancora. Ci sono delle entrate laterali, dicevo, ma Pesaro riesce a marcare una meta. Siamo esattamente dalla parte opposta del campo, nell'angolo purtroppo la visibilità non è buona da qui, e quindi Pesaro riesce a accorciare le distanze da 29 a 14 a 29 a 19. Adesso c'è una trasformazione a carico di Lyle Joubert. Vediamo. Comunque anche in caso di trasformazione si andrebbe a 29 a 21 e saremmo fuori. Anche in caso di realizzazione di un'altra meta trasformata non riusciremmo a pareggiare il punteggio. Mancano ancora 4 minuti. È pronto Joubert. Che riesce a mettere da questa posizione non proprio facilissima questo calcio di questa trasformazione, scusate, per cui il punteggio si porta su 29 Capitolina, 21 Pesaro. Si riparte, Pesaro a pochi minuti per cercare di riequilibrare il punteggio. Joubert con un ottimo calcio porta il pallone nella metà campo avversaria, che viene comunque controllato dai giocatori della Capitolina. Lo stesso non si può dire per quello di Pesaro. Natalia raccoglie il pallone, va in rack, viene fermato. Riparte Pesaro. Di nuovo Pesaro che cerca di
entrare, ma viene fermato il giocatore. Joubert, un calcetto a scavalcare che viene intercettato dal giocatore della Capitolina. Il placcaggio è regolare, c'è qualcosa che non va bene, l'arbitro ferma il gioco, non ha evidentemente visto bene cosa è successo. Il numero 21 della Capitolina va a cercare di provocare i giocatori di Pesaro e l'arbitro lo vede e concede un cartellino giallo, per cui la sua partita è finita qui. Il calcio di punizione per Pesaro, altri 10 metri perché comunque il giocatore ha protestato, per cui abbiamo una buona posizione per un avanzamento e cercare di fare una giocata che ci possa portare magari a fare una meta. Adesso regà! Dai raga, cazzo! Siamo in superiorità numerica e quindi in questo momento Pesaro ha molte possibilità di portare a casa un distacco inferiore. Pesaro avanza, l'arbitro vede un fallo e concede il vantaggio a favore di Pesaro. Di nuovo Pesaro avanza, c'è sempre il vantaggio, quindi se la palla dovesse tornare in mano alla Capitolina il gioco verrebbe fermato. Ancora Pesaro che va avanti, pick and go ancora per Pesaro, di nuovo Pesaro che avanza, di nuovo Pesaro apre il pallone, fa un passaggio a scavalcare, era l'unica opzione perché i giocatori della Capitolina erano tutti quanti già molto avanti sul limite del fuorigioco, ma non in fuorigioco, e quindi con un passaggio particolare Erbolini cerca di liberare il proprio compagno di squadra che non trattiene il pallone ma si riprende dal punto del vantaggio, per fortuna per Pesaro. Portaci su Lillo. L'arbitro guarda il cronometro, Joubert ha il pallone nelle mani e sicuramente non c'è tempo per giocare, fa un calcio di piazzato, di punizione per ridurre eventualmente il punteggio, perché Pesaro in questo caso andrebbe a 24 punti contro i 29 della Capitolina e otterrebbe un punto di bonus almeno. Perché la sconfitta inferiore ai 7 punti concede alla squadra che ha perso un punto di bonus. Mentre invece la Capitolina ha fatto le 4 mete e quindi ottiene il punto di bonus. Per cui vediamo, aspettiamo l'esito. Il tempo già abbondantemente scaduto. E il calcio di punizione viene messo a segno. Ancora l'arbitro fa giocare, pensavamo che questa opzione fosse dovuta al, invece è stato proprio un calcolo al fatto che non c'era più tempo, ma invece è stato proprio un calcolo. Pesaro ha preferito prendere il punto di bonus, tanto oramai la partita appariva o appare molto difficile da poter raddrizzare, per essere vinta, per cui ha fatto questo calcolo con una certa saggezza e quindi si riprende con un calcio a centrocampo. Il pallone è a favore di Pesaro
che comunque riattacca di nuovo, ancora in possesso per Pesaro. Il pallone sfugge dalle mani di Pesaro e viene fischiato un calcio di punizione e quindi la partita a termine. L'arbitro fischia la fine e quindi la Capitolina batte Pesaro 29-24. Sicuramente una vittoria meritata. Pesaro ha molte cose sulle quali recriminare, tra cui diciamo la prima avversaria è stata se stessa, perché sia su alcune situazioni difensive ma su altre di concentrazione, di attenzione durante le fasi di gioco, e si sono avute le occasioni favorevoli che una squadra preparata come la Capitolina non si è certo lasciata sfruttare. Dal Toti Patrignani di Pesaro è tutto, ripeto il risultato finale: Pesaro Rugby 24, Capitolina Roma 29. Un saluto cordiale a tutti e buona serata, arrivederci. Buonasera a tutti, siamo qui con il coach della Fiorini Packaging Pesaro Rugby, Augusto Allori, per un commento su questa partita che purtroppo ci ha visto sconfitti in casa, però di fronte a una squadra ben organizzata, una buona squadra come quella della Capitolina. Sicuramente, buonasera a tutti. Quello che le ho detto ai ragazzi, abbiamo trovato una squadra che è più forte, più preparata, però è lo bello di questo sport che quando uno mentre la grinta, la voglia, può stare più o meno alla pari. Penso che siamo stati fino alla fine, è andata così purtroppo. Dobbiamo evitare piccoli errori, la grinta, la mischia ha fatto una partita eccezionale, quindi sono contento. Dopo il resto ci sono cose da lavorare. Certo, come sempre, piccoli errori che però hanno portato a cambiare proprio il risultato, perché appunto una squadra organizzata come la Capitolina perdona poco o nulla. Sì, veramente una squadra molto forte che penso in questo momento è una delle migliori della Serie A. Noi ce l'abbiamo giocato con le nostre armi e potevamo prendere un altro puntino in più, però è andata così. Da sottolineare la prova della mischia, comunque è stata sicuramente una bella prova davanti a una squadra che, ripeto, per la terza volta molto positiva. Sì, sì, sicuramente una meta tecnica, un drive avanzante. Qua non capisco un po' le scelte dell'arbitro a fischiarci tre mischie contro quando non ci sono stati crolli, eravamo avanzanti là. Là è da analizzare sinceramente, però niente da dire ai ragazzi. In mischia abbiamo fatto un partitone, adesso dobbiamo alzare in altre cose, migliorare il punto d'incontro. La disciplina è andata anche meglio oggi, quindi pensare alla prossima partita. Abbiamo una settimana di riposo, adesso prepareremo quello che viene, che sarà sempre dura per noi purtroppo. Certo. Benissimo, dal Toti Patrignani è tutto, buonasera a tutti gli telespettatori, grazie.